Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo con la guerra Ucraina-Russia, terzo round di negoziati, scambio di accuse sui corridoi umanitari. Secondo un video della CNN, i carri armati russi stanno prendendo posizione in un'area densamente popolata appena ad ovest della capitale ucraina. Almeno 13 persone sono morte nel bombardamento contro un panificio a ovest di Kiev, lo rendono noto i soccorsi ucraini. Mosca diffonde intanto la lista dei paesi ostili, Italia inclusa. È il premier Draghi sulla guerra in Ucraina. Dall'UE una straordinaria prova di unità. Lavoriamo a ridurre la dipendenza dal gas russo. Il premier a Bruxelles per incontrare Ursula von der Leyen. È essenziale mantenere l'unità sull'energia e l'accoglienza degli ucraini. Parliamo del Covid. Superati 6 milioni di morti a livello globale, la Johns Hopkins University avverte, la minaccia del virus non è ancora finita, i dati ufficiali sulle vittime sono largamente sottostimati, la maggior parte delle vittime tra i non vaccinati. E veniamo in Italia, la strage di Viareggio, l'ex AD di Ferrovie Moretti non rinuncia alla prescrizione, la Corte di Firenze rinvia il processo di appello bis, accogliendo l'eccezione sulla traduzione in tedesco della sentenza della Cassazione. Tedeschi 8 imputati, i familiari delle vittime della tragedia avvenuta nel 2009 dicono una vergogna. I dati Istat: in Italia famiglie in aumento ma sempre più piccole, il 15% degli italiani vive da solo, anche se più ristretti, i nuclei familiari sono 10 milioni in più rispetto a 50 anni fa. Chiudiamo con lo sport, Paralimpiadi, Bertagnolli oro in super combinata e il portabandiera azzurro conquista la seconda medaglia personale dopo l'argento in super G. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip.